detto che mancano 24 punti alla salvezza, stop. No, ma questo giustamente l'hanno detto i ragazzi, perché questa deve essere la nostra filosofia. E, è chiaro, poi vedendo la squadra come si esprime, soprattutto oggi che non era un campo facile, non abbiamo abboccato, perché sappiamo che se tu dai campo al Bari ti frega, perché ha giocatori, ha situazioni tattiche che uno viene incontro, i tre attaccano gli spazi. Se tu gli dai spazio è una squadra che ti mette in difficoltà. Partita brutta, chiaramente, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo, però una volta che siamo andati in vantaggio abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti, gestendo bene la palla. Abbiamo fatto il secondo, una palla l'ha avuta Zarate, devo dire la verità, che anche la squadra di Ventura verso la fine, quando si è buttata in fase offensiva, è stata un po' sfortunata, perché lì uno è andato sul palo, un'altra conclusione mi sembra di Castillo è andata fuori di poco, e da questo punto di vista un po' di fortuna l'abbiamo avuta. Però c'è da dire che, se devo considerare, non so se l'avete sentito su Sky che l'ho detto, noi siamo la squadra che fa tirare meno di tutte in porta, perché abbiamo una media di 2,6-2,8, mi sembra, mentre le altre vanno sui 4,5-5. E allora, come? Sì, qualcosa alla fine sul 2-0, anche perché loro hanno perso un po' le posizioni, si sono buttati avanti giustamente, hanno cercato di riagguantare la gara. Però noi, dal punto di vista tattico, abbiamo fatto una gara molto intelligente, li abbiamo aspettati e il risultato ci ha dato ragione. Nel primo tempo si vedeva Hernanes che cercava di fare schermo sui due centrocampisti centrali del Bari, con Brocchi che guardava il Milan, Ledesma che cercava di fare scudo per non far arrivare la palla a Barreto, Zarate che rientra, poi attacca. Cioè, l'aspetto che la soddisfa di più è anche la disponibilità a sacrificarsi tatticamente. Ma questo sì, però non l'avevamo preparata così, perché le ripartenze non ci sono state, perché pensavamo solo, avevamo solo una fase, quella di aspettarli, però le ripartenze che avevamo preparate non ci sono state, perché gli spazi c'erano, perché loro, quando riuscivano a passare la metà campo, che accorciavano, le volte che si conquistava la palla, soprattutto sui due mediani, su Almiron e su Gazzi, le abbiamo conquistate più di qualche volta, però la ripartenza non c'è stata. Non abbiamo attaccato gli spazi come avevamo preparato. E c'era molta più attenzione a fare schermo e aspettare che vengano fuori e poi sfruttare l'opportunità quando ti capitava, così come è stato. Mister. Sì. Detto che mi era capitato di vedere Napoli in Bari, e dove il Napoli aveva cercato di attaccare molto alto i Bari, e solo per un caso veramente fortunato ha perso una partita 2-3-0, ma nel secondo tempo la svolta è arrivata quando la Lazio invece si era preso il possesso d'aula. Il primo tempo il possesso d'aula fino al quarantesimo è stato al 65% del Bari. Poi invece pare che i 15 minuti in particolare della ripresa ci sono stati due gol, ma sono venuti in una fase nella quale sembrava quasi ribaltato il quadro tattico. È stata una scelta oppure è capitato? Semplicemente è capitato perché si sono pauriti per la prima occasione? No, è stata una scelta, perché il Bari non ha pazientato come abbiamo fatto noi, perché il Bari si è sbilanciato, ha cercato di arrivare al vantaggio e si è sbilanciato un po' e ci ha lasciato un po' di spazio, e lì noi siamo stati bravi a sfruttarlo, perché il Bari stava di qua, poi ha visto che noi non andavamo ad attaccarli e ha cominciato a mollare un po' gli ormeggi. Sono partiti due centrocampisti, Almiron si è buttato più di qualche volta, ha lasciato spazio nella parte centrale e da lì noi abbiamo fatto gli affondi e, diciamo, fortuna ha voluto che abbiamo trovato il gol. E una volta in vantaggio, che ha la mia squadra sul possesso palla, sul tenere sulla palla dal punto di vista tecnico, ha giocatori, soprattutto i quattro davanti, Floccari, che ha lavorato tantissimo, Zarate, Hernanes e Mauri, sono quattro giocatori che la palla la sanno gestire sicuramente, sono bravi ad attaccare anche gli spazi, così è stato. Mister, come fa a contenere l'entusiasmo? Perché già Sconcerti su Sky parlava quasi di, non di scudetto, comunque insomma. No, adesso cosa no, ci godiamo questo momento, sempre che la solita umiltà. E
Niente, siamo soddisfatti, siamo gratificati sul piano dei risultati, siamo gratificati sulla considerazione che abbiamo a livello nazionale, siamo primi in classifica e anche in coabitazione, siamo due punti dalle seconde, e penso che sono tutti punti meritati. È chiaro che se dovesse continuare così sarebbe qualcosa di straordinario, però la squadra ha dei mezzi, ha qualità, l'ha dimostrato. Se voi considerate l'anno scorso, appena sono arrivato abbiamo vinto una, poi siamo andati dentro nelle difficoltà, eravamo in zona retrocessione piena. E poi quando abbiamo abbandonato tutte le problematiche che avevamo, e se tu guardi nelle ultime 14, mi sembra, partite, siamo nettamente in zona UEFA. E la squadra sta continuando quello che abbiamo fatto poi l'anno scorso. In più c'è Hernanes, che è un giocatore sicuramente che ha dimostrato mezzi e qualità importanti, però mi aspetto ancora qualche cosa in più. Non è forse il campo di oggi è stato un po' penalizzante per lui, perché quando trova campi così qualche difficoltà ce l'ha, però mi aspetto sicuramente un rendimento superiore a quello di Erno. Mister, nel controllo della gara che la Lazio mi sembra eserciti, adesso tutte le partite, compresa quella persa con la Sampdoria, forse c'è un dato che va inserito per la sua esperienza, che diciamo anagraficamente è più anziana della compagnia degli allenatori, e che la squadra comunque è molto esperta di grandi esperienze e anche di tanti giocatori vincenti, cioè che hanno nella loro carriera vinto. Non è una squadra proprio di ragazzini, insomma. No, assolutamente, soprattutto i due centrali stanno facendo cose straordinarie. Radu, che era un centrale dei tre che giocavo, adesso sta dimostrando e comincia a avere dimestichezza con il ruolo, sta dimostrando di essere un grande giocatore. Lichtsteiner sta domenica dopo domenica migliorando. A metà campo li conoscete i giocatori che abbiamo, uno arriva dal Milan, ha avuto esperienze nazionali e internazionali, Ledesma lo conoscete, cioè abbiamo una compagine molto forte secondo me, e in più abbiamo una rosa direi adeguata, perché dietro a questi giocatori che adesso vengono sicuramente nominati e menzionati, ci sono degli altri dietro che stanno lavorando in una maniera straordinaria nell'altra settimana, che permettono a questi di mantenere la forma, perché stanno lavorando con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione. Io penso che la forza della Lazio non sia quella che vediamo, quella che voi conoscete, cioè i giocatori che ci sono, ma la forza della Lazio è quella che stanno dietro, che sono dietro le quinte, che non sono meno nominati rispetto a quelli che stanno giocando. Sono convinto se dovesse giocare uno o l'altro, questa squadra mantiene questo rendimento. Quest'anno c'era solo Hernandez in più, e lui non l'ha raggiunto per la Lazio per il primo posto, secondo lei? E poi una domanda in chiave banese, lei praticamente l'anno scorso ha perso entrambi i match con il Bari. Trova che questo leggero momento no del Bari sia dovuto alla mancanza di Bonucci a Nocchia? Eppure secondo lei, vista la sua saggezza, la sua esperienza, probabilmente manca qualche altra cosa. Intanto Bonucci e Ranocchia l'anno scorso hanno fatto un campionato straordinario, sono due giovani, forse i due migliori centrali per quanto riguarda i giovani che sono in Italia. Per quanto riguarda la partita del Bari, io mi ricordo quella del Bari in casa, perché l'altra non c'ero, i ragazzi mi hanno detto che sono venuti qua, sono andati ad attaccare alti, e il Bari non aspettava altro, e da lì ha avuto sicuramente gioco per il Bari. Per quanto riguarda il girone di ritorno, quando ho affrontato il Bari, che abbiamo perso, direi che quella è stata una fortuna che abbiamo perso, perché da lì noi siamo rinati. Dopo quella partita c'è stata veramente la reazione della squadra, perché abbiamo toccato veramente il fondo e da lì siamo venuti fuori. Devo ringraziare quella sconfitta, devo ringraziare Ventura, che tanti anni che ci incontriamo, che io stimo in modo particolare, perché è un tecnico valente, ha buone capacità dal punto di vista tattico, che ultimamente sta facendo delle misure. Ha perso una partita che non meritava a Genova, perché ha avuto un 4-5 palle gol, che già pareggiarla poteva ramaricarsi, perché penso che il Bari a Genova poteva meritare sicuramente miglior sorte. L'ultima domanda per quanto riguarda il momento in cui è importante il gruppo, volevo fare una domanda sul singolo e su Mauro Sade.
oggi abbiamo dato più di una fase difensiva che non la fase propositiva. Volevo chiedere se era una sua richiesta particolare, se poteva aspettarci un Mauro Zárate un po' diverso da oggi in poi, se magari questo però tende a castrare un po' le sue qualità. No, ci sono due fasi di gioco. Quando noi riusciamo ad impostare il gioco, che riusciamo ad avere ragione per quanto riguarda il gioco, Zárate deve fare la punta come l'ha sempre fatto. È chiaro che dal punto di vista tattico, quando serve, nella fase di non possesso palla, devi rientrare e dare una mano ai compagni. Lui lo sta facendo, direi, molto bene. L'ho detto prima, all'inizio mi sembra, no? Che la partita del primo tempo non mi è piaciuta molto. Anche perché una volta quando abbiamo cominciato a conquistare palla non ci sono state le ripartenze. Ecco, siamo mancati sotto questo set, diciamo così, questa situazione tattica. E Mauro è uno che da metà campo in avanti l'ha fatto poi il secondo tempo, in due partenze le ha fatte, ha cominciato ad avere iniziative, ha cominciato ad avere sicurezza, ha cominciato a puntare l'uomo e ha conquistato anche il fondo. Nel fondo più di qualche volta poi ha avuto una palla sulla destra che poteva incrociare, poteva fare anche il gol. Zárate è un giocatore che adesso attualmente si mette a disposizione della squadra, era quello che avevo chiesto. È chiaro che bisognerà aspettarlo per le sue caratteristiche. Io sono convinto che le farà vedere, perché adesso è maturato, ha la consapevolezza che cosa vuol dire questo tipo di ruolo e se vuol giocare deve continuare a fare quello che ha fatto oggi. Mister, a parte il discorso sui punti di salvezza, mi sembra che a questo punto non ci si può più nascondere. Cioè, le ambizioni bisognerebbe anche. Ma vabbè, sai, è inutile nasconderci la soddisfazione perché siamo in testa della classifica, ho detto prima, siamo a due punti dalle seconde, motivo di grande soddisfazione sicuramente per i ragazzi in modo particolare, ma c'è la consapevolezza che siamo sicuramente una buona squadra, perché stiamo remando tutti nella stessa direzione, questo è un valore aggiunto, oltre che il valore che stiamo dimostrando in campo, perché siamo bravi a cercare di imporre il gioco, siamo bravi ad attendere, abbiamo una certa maturità dal punto di vista tattico, sappiamo leggere perfettamente le gare e auguriamoci che duri il più possibile queste vittorie o questi risultati. Adesso non so, aspettiamo ancora un po', siamo all'inizio, lo dico ancora, lo ripeto in una maniera esasperata sempre, però è presto ragazzi, aspettiamo il girone di andata, affronteremo tutte le squadre, tutte le compagini e vediamo di che pasta siamo fatti, poi da lì faremo delle considerazioni. Grazie. Buonanotte.